Buon pomeriggio a tutti, sono le ore 14 del 21 dicembre, siamo praticamente arrivati a Natale, diciamo così. Io sono a Milano, come vedete anche vestito piuttosto sportivo, sono in casa perché, come sapete, la Camera dei Deputati è sostanzialmente ferma in questi giorni. Non siamo in aula, non siamo per il momento in commissione perché siamo tutti in attesa di sapere, eravamo in attesa, diciamo così, di sapere che cosa sarebbe successo con la famosa legge di stabilità. Legge di stabilità che doveva, deve, insomma, è al Senato. E quindi noi fino a giovedì, noi deputati fino a giovedì siamo rimasti piuttosto, fino a ieri mattina praticamente, siamo rimasti piuttosto sospesi senza sapere esattamente che cosa fare. Comunque, tanto per darvi l'idea del casino, non so usare un'altra parola più appropriata nel quale ci troviamo, la legge dovrebbe arrivare alla Camera per la commissione tra sabato e domenica e noi dovremmo essere in aula per il voto sulla legge di bilancio il 27 e 28. A mia memoria non si andava dopo Natale per l'approvazione della legge di bilancio, almeno nella scorsa legislatura non credo che sia mai successo, ma soprattutto, come sapete, per poter consentire al Parlamento di approvare questa famosa legge di bilancio, in realtà anche al Senato stanno facendo delle corse di pazzi. Io non so se avete visto in rete questo video in cui Emma Bonino praticamente in lacrime sottolinea la violenza che si sta facendo al Parlamento, perché per darvi un'idea, il Senato credo che potrà discutere di tutta la legge di bilancio per circa 4 ore in tutto. Non è passata neanche per la Commissione Bilancio del Senato. Il Presidente della Commissione Bilancio del Senato ha detto appunto che non c'era tempo di guardare gli emendamenti, di parlare di nulla, quindi l'hanno sostanzialmente impacchettata, buttata al Senato, arriverà in aula senza neanche il mandato al relatore, nessuna discussione, voto di fiducia, poi arrivo alla Camera dei Deputati di sabato e di domenica praticamente con Babbo Natale con le renne fuori dal portone. Pensate che le commissioni di merito, che pure devono dare un parere sulla legge di bilancio, si riuniranno. La mia commissione, la commissione esteri, è convocata per domenica mattina alle 11, proprio per darvi un'idea di una situazione che non si riesce veramente neanche a descrivere. Ma cerchiamo di capire anche come siamo arrivati sin qui. È stata una cosa, secondo me, vergognosa, perché a voler riassumere in poche battute quello che è successo, possiamo, come dire, in qualche modo metterla giù in questo modo. Se il governo si fosse messo al tavolino, diciamo, con un minimo di serietà, e 2 mesi fa si fossero messi a lavorare con un approccio realistico e responsabile rispetto alle cose da fare, cioè il governo avesse detto: noi vogliamo fare queste misure, abbiamo questi soldi, cerchiamo di quadrare i conti, vediamo cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare e predisponiamo una manovra. Questa manovra sarebbe stata naturalmente negoziata con l'Europa, perché noi dobbiamo sempre negoziare con l'Europa, perché avendo il debito pubblico al 131% del prodotto interno lordo, dobbiamo ogni volta convincere l'Europa a darci della flessibilità, perché altrimenti l'Europa in teoria dovrebbe sempre aprire una procedura di infrazione molto molto pesante. Per darvi un'idea, l'Europa dovrebbe fare questo ragionamento e dire: siete al 131% del PIL, dovreste stare al 60% del PIL, prendiamo questo 71 che avanza, lo dividiamo per 20 anni e dovete rientrare in 20 anni dal 131 al 60%. Quindi sarebbe un bagno di sangue, una cosa insostenibile. Quindi bisogna andare dall'Europa e spiegare all'Europa perché ci meritiamo la flessibilità, cioè dire: è vero che abbiamo questo debito così pesante, però abbiamo messo in piedi delle misure che ci consentono di far ripartire l'economia, di far crescere il PIL e quindi ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL. Abbiamo messo in piedi delle misure che fanno sì che noi, in quanto debitori, risultiamo convincenti, perché stiamo facendo pulizia in casa nostra, e l'Europa, come ha fatto quando noi eravamo al governo, ci ha sempre consentito questa flessibilità. Invece il governo che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di fare lo spaccone, ha deciso di fare le smargiassate, no? E vi ricordate tutti benissimo, perché poi, per quanto siamo di fronte al capovolgimento della realtà dei fatti, insomma, ricordiamo tutti che un paio di mesi fa si è deciso di andare a questo famoso 2,4%
di rapporto tra deficit e PIL, lo si è annunciato sul balcone, ricordate Di Maio con i deputati di 5 Stelle sotto il balcone con le bandiere, non ci sposteremo di un millimetro. Vi ricordate Salvini che diceva: sto aspettando la letterina di Babbo Natale, l'unico al mondo che riceve la lettera di Babbo Natale invece di spedirla, oppure se proveranno a farci cambiare idea, troveranno 60 milioni di italiani pronti a resistere. In realtà, quello che è successo è non soltanto che l'Unione Europea ha deciso di aprire la procedura di infrazione comunque, ma soprattutto quello che è successo è che i mercati, ci hanno bastonati, nel senso che, per chiarirci, quello che è successo, essendo noi dei grandi debitori ed essendo noi un paese che vendendo i propri titoli pubblici, quindi indebitandosi, fa girare la macchina del paese, i mercati hanno cominciato a dirci: guardate, se volete che noi compriamo i vostri titoli pubblici, che compriamo sempre meno, abbiamo avuto delle aste che sono state dei bagni di sangue, poiché siete dei debitori inaffidabili, io magari i soldi te li presto anche, però voglio un interesse più alto per coprirmi dal rischio del fatto di prestare i miei soldi a dei matti. E quindi lo spread, ricordate, è arrivato fino a 335 punti e il rendimento dei nostri titoli pubblici è di molto salito. Questo ha comportato che ci sarà un aggravio, su quelle aste, quindi su quei titoli pubblici che sono stati venduti in quelle aste, c'è da pagare più, interessi, e quindi c'è stata una spesa per interesse che andremo comunque a togliere dai soldi che possiamo spendere per le esigenze del paese. E poi, comunque, quello che davvero è successo è che nel momento in cui Juncker, che vi ricordate, veniva, preso in giro perché era un ubriacone, non so se ricordate le cose che diceva Salvini, quando Juncker, ubriacone o non ubriacone, tra l'altro non lo è soltanto, ha soltanto una malattia, e per cui bisognerebbe essere anche un pochino più rispettosi quando si parla del Presidente della Commissione Europea, comunque, ubriacone o non ubriacone, Juncker ha detto: io apro la procedura di infrazione, e tutti quanti, a partire dal famoso ministro Savona, si sono subito messi in riga. Però purtroppo erano passati 2 mesi e quindi il governo si è trovato a dover tagliare, miliardi, perché poi dicono i numerini. In realtà qui si parla di 5, 6, 7 miliardi di taglio a quelli che erano i progetti iniziali, e tra l'altro lo si è fatto arrivando in Senato al 20 di dicembre, con una legge di bilancio che va approvata assolutamente entro il 31 di dicembre, perché altrimenti finiamo in esercizio provvisorio, il che sarebbe per la credibilità del paese una cosa assolutamente devastante, sarebbe proprio per la nostra reputazione, sarebbe veramente, sempre detta in francese, uno sputtanamento di dimensioni colossali. Comunque, quindi, spiegata così, spero che la mia spiegazione, per quanto diciamo semplice, sia stata la più chiara possibile. È chiaro che loro hanno dovuto, è evidente che loro hanno dovuto fare dei grandi tagli. Per cui cos'è successo? Che il famoso reddito di cittadinanza, la famosa quota 100, prima di tutto noi non sappiamo ancora niente perché non sono in legge di bilancio, quindi i decreti, diciamo, che dovranno attuare, in legge di bilancio ci sono gli stanziamenti, ma non è detto come queste due operazioni si faranno. Comunque pare che si faranno dal mese di aprile. Questo però è già un controsenso, perché che cosa accade? Che se si consentirà alle persone di andare in pensione prima dal 1 aprile 2019 e di dare il reddito di cittadinanza a quelle poche persone che lo avranno, perché facendo i conti sappiamo benissimo che se dobbiamo dare 780 euro a 5 milioni di persone, i soldi naturalmente non ci sono, basta fare un po' di aritmetica. Però il fatto è che se nel 2019 questi, diciamo, benefit partono dal mese di aprile, nel 2020 dovranno partire forza dal mese di gennaio, perché se qualcuno è andato in pensione il 1 aprile del 19, non è che poi dal 1 aprile del 20, al 1 gennaio del 20, al 1 aprile del 20 non gli paghi la pensione. Quindi questo escamotage di tagliare sul 2019 queste due operazioni su 8 mesi anziché su 12, nel 2020 non funzionerà. Tra l'altro, dovete sapere che conoscete le famose clausole di salvaguardia. Cosa sono? Si dice: se non si riesce a ottenere la copertura di queste spese, si aumenta automaticamente l'IVA, e quindi si rimborsano in qualche modo attraverso un aumento della tassazione su quella dell'imposta sul valore aggiunto. Per quest'anno bisognava recuperare 12 miliardi per disinnescare queste clausole di salvaguardia. Pensate che per
Il 2020-2021 si parla di 23 e 29 miliardi di clausole di salvaguardia, altrimenti la aliquota IVA, che adesso è al 22%, salirebbe al 25,5%, addirittura al 26,5%. Questo significa che per la prossima legge di bilancio, prima ancora di cominciare a lavorare, bisognerà trovare 23 miliardi, non più 12 come quest'anno, e per la legge di bilancio del 2021 bisognerà trovare 29 miliardi. È come dire che la legge di bilancio del 2020 e del 2021 praticamente non si riuscirà a fare, perché prima ancora di mettere mano alla legge di bilancio, il governo che ci sarà in quel momento dovrà trovare questa montagna di soldi incredibili. Quindi ancora una volta stiamo in qualche modo finanziandoci a debito, no? Sul futuro. E tra l'altro l'Europa, che è molto sospettosa, ci ha detto che nel 2019 ci sarà una procedura molto stretta di osservazione dei nostri conti pubblici per capire se poi le cose che abbiamo detto che faremo le faremo davvero. Tra l'altro sui giornali si legge che dobbiamo ringraziare Macron per aver evitato la apertura della appunto procedura di frazione, perché pare che i tedeschi, per esempio, fossero, insieme ai paesi del nord Europa, completamente contrari di consentire all'Italia questa flessibilità. Dopodiché la manovra contiene cose incredibili, nel senso che c'è di tutto e di più e in modo estremamente preoccupante. Naturalmente voi sapete che già la pressione fiscale non era diminuita affatto, e anzi sulle imprese c'erano già nella versione approvata alla Camera 6 miliardi in più di tasse per le imprese, e le tasse appunto per le imprese sicuramente aumentano, quindi non, diciamo, il mondo dell'impresa non è assolutamente contenta in questo senso. Sapete che per esempio sulle pensioni c'è un prelievo sulle pensioni cosiddette d'oro, ma in realtà copre poche persone, una popolazione molto ridotta, al contrario del fatto che le pensioni che superano i 1.500 euro non avranno più la rivalutazione per riportarle diciamo in linea rispetto al costo della vita, e questo andrà a colpire tantissimi pensionati che vivono appunto con 1.500 euro di pensione, che non vedranno più la perequazione e quindi all'aumento del costo della vita. Hanno bloccato le assunzioni nella pubblica amministrazione, c'è una grande polemica con Tito Boeri, il presidente dell'INPS, che aspettava assunzioni per l'INPS perché coloro che devono essere assunti il primo di gennaio dell'anno prossimo, del 2019, non saranno assunti prima del 15 di novembre dell'anno prossimo, quindi gente che ha vinto concorsi e che dovrà aspettare un anno per poter avere il proprio posto di lavoro. Anche il terzo settore è in subbuglio, perché hanno aumentato l'IRES per gli enti non commerciali e tutto il terzo settore si troverà a pagare più tasse. Quindi ci sono una serie di questioni veramente estremamente gravi. È una manovra, come era già tra l'altro nella versione precedente, non è sicuramente una manovra espansiva, non è sicuramente una manovra che prevede investimenti, che prevede azioni sul piano del lavoro. È una manovra che prevede appunto delle misure fondamentalmente di tipo assistenzialistico, che certamente non provocheranno diciamo un aumento, una ripartenza né dell'economia né del lavoro. Quindi un disastro, e poi anche un disastro dal punto di vista procedurale, come dicevo all'inizio, perché appunto siamo completamente nella confusione, nel caos più totale dal punto di vista parlamentare. E devo dire, c'è proprio un'umiliazione anche del Parlamento, che viene completamente esautorato. Se pensiamo a quello che dicevano nella scorsa legislatura, quando per esempio si diceva si fa la legge elettorale soltanto in poche settimane, oppure la riforma costituzionale fatta così, dicevano, che era fatta in fretta. Ci fu l'accusa che l'Italicum fu approvato in 4 settimane. Pensate che questa legge di bilancio il Senato non ha nemmeno 4 ore, non dico giorni, ma parliamo proprio di ore, che è una cosa incredibile da parte di chi si era fatto paladino, no, della rappresentanza democratica. Una cosa veramente veramente imbarazzante. C'è stato un intervento di Emma Bonino, appunto, forse l'avrete visto online, che la dice lunga. Emma Bonino è donna di Stato, diciamo così, e ha denunciato in modo molto forte quelle che proprio l'espropriazione delle prerogative parlamentari, che è una cosa estremamente grave. Ma come ho avuto occasione io di dire in un intervento in aula, avrete forse visto, c'è un mio tweet che gira, stiamo diventando Fraccaropoli, il posto dove il ministro Fraccaro vuole appunto eliminare il Parlamento. Quindi io devo dire la verità, non mi stupisco di questi attacchi alla sovranità del Parlamento, perché sono, chiedo scusa, sono consustanziali, sono
alla natura del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle vuole creare una forma di governo plebiscitaria e autoritaria, e naturalmente il Parlamento è un'istituzione che si frappone a questo progetto di Riccardo Fraccaro e soci, e quindi devo dire che non mi stupisce affatto. Se fosse per loro, il Parlamento lo chiuderebbero, è un orpello inutile, nella migliore delle ipotesi forse è un fastidio rispetto a questa maggioranza che appunto funziona con i click e i like, che sono molto facili da gestire. In fondo fece così anche Ponzio Pilato, no? Quando chiese di scegliere tra Gesù e Barabba, e alla fine diventa tutto molto più semplice, e la folla, la massa indistinta, la si gestisce con molta più facilità. Volevo dire ancora un paio di cose prima di chiudere. Vediamo che ora è, 14:16, mi sono già allungato un po' troppo per i miei standard. Tra l'altro volevo sempre ricordarvi di pigiare sulla freccettina per condividere sia questa diretta che il video che ne resterà, poi lo lascio sia sulla pagina Facebook che su YouTube che sul mio blog ivanscalfarotto.it, ma ci sono un paio di questioni di cui volevo parlarvi. Una, ho fatto un intervento in aula a nome del gruppo del Partito Democratico per il Global Migration Compact. Sapete, questo è un patto diciamo creato nel seno delle Nazioni Unite per la gestione dei fenomeni migratori. Finalmente una comunità internazionale che decide di farsi carico di questo fenomeno epocale che caratterizza appunto il nostro secolo, i nostri tempi. E il governo ha fatto una cosa incredibile, perché dato che la Lega è contraria e il Movimento 5 Stelle almeno in parte favorevole, hanno deciso di non decidere. Quindi li avevamo portati in aula perché Fratelli d'Italia volevano che il governo dicesse che non avremmo aderito al Global Migration Compact. Noi del PD e delle sinistre in genere volevamo che invece il governo lo facesse. Che cosa fa la maggioranza? Presenta una risoluzione che impegna il governo a non decidere, cioè impegna il governo a rinviare. E quindi la povera viceministra agli esteri del re è venuta alla Camera dei Deputati a dire: noi non decidiamo niente. Una figura barbina, perché ci si chiede che cosa serve un governo che non decide. Vabbè, insomma, io questo l'ho detto in aula, l'ho denunciato. Questo mio intervento lo trovate appunto su Facebook, sul mio blog, è facilmente reperibile in rete. Un'altra cosa che volevo ancora dire è che il sottosegretario alla difesa Tofalo, nel Movimento 5 Stelle, ha cambiato idea sugli F-35. Per cui, non so se ricordate tutta la polemica sui cacciabombardieri F-35, adesso Tofalo, che è andato al governo e è diventato sottosegretario, dice che gli F-35 hanno una tecnologia incredibile e quindi bisogna comprarli. È una cosa, mi vedete come dire ridanciano, ma mi verrebbe da strapparmi i capelli per la disperazione, perché fanno sempre così. Adesso abbiamo avuto in aula anche il rifinanziamento delle nostre missioni all'estero, che il Movimento 5 Stelle aveva sempre boicottato durante gli anni precedenti, e invece ci hanno portato in aula una risoluzione e un documento, quindi, che ha consentito al governo di ottenere il via libera dal Parlamento per il rifinanziamento delle nostre missioni all'estero, tra cui la missione UNIFIL in Libano, missioni importantissime. Poi ricordate che c'è sempre questo papocchio che fanno continuamente, perché quando poi Salvini è andato in Israele ha chiamato Hezbollah terroristi, e naturalmente per le nostre truppe che sono in Libano, che sono proprio nel mezzo, in una situazione nella quale Hezbollah ha un ruolo molto importante, avere il ministro degli interni nonché vice premier che dice che prende una posizione così netta ovviamente mette in imbarazzo e crea insicurezza per le nostre truppe, che dovrebbero essere percepite come una forza di interposizione, quindi una forza assolutamente equidistante da tutte le parti in causa. Ma Salvini è quello che è. L'ultima cosa sulla quale voglio chiudere è la preoccupazione per l'indipendenza della ricerca nel nostro paese. Dopo che si erano già dimessi i vertici dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco, e dopo che la ministra Grillo aveva decapitato, praticamente revocando, il Consiglio Superiore della Sanità, si è dimesso anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e anche altri ricercatori, che stanno denunciando proprio il fatto che il governo sta tentando di mettere le mani sulla ricerca. È una cosa gravissima, secondo me, in linea con lo spirito democratico
molto carente di questo governo e di questa maggioranza, ma appunto che si mettano le mani sulla ricerca, sui numeri, sui dati, è veramente, sapete che si deve ancora nominare il presidente dell'Istat e che le candidature che stanno circolando sono veramente spaventose, abbiamo visto cosa è successo col presidente della RAI, quindi si sta cercando proprio di manipolare l'informazione, il dato scientifico, il dato statistico, che sono tutti quei prerequisiti che servono per prendere delle decisioni autorevoli, delle decisioni equilibrate, delle decisioni che siano anche rispettate dalla pubblica opinione. Loro stanno proprio andando a toccare quelli che sono appunto i prerequisiti per tutto questo, ed è una cosa gravissima sulla quale noi assolutamente non dobbiamo fare sconti. Non lo dobbiamo fare noi forze politiche. Io ne approfitto per chiudere ricordandovi appunto che esistono anche i comitati di azione civile. Tra l'altro oggi è uscita una mia conversazione con Davide Allegranti del Foglio, sul Foglio appunto, proprio in merito ai nostri comitati, che sono luoghi nei quali si può fare resistenza civile anche se non ci si vuole iscrivere a un partito, se non ci si vuole schierare su altre questioni, ma si vuole soltanto difendere quelli che sono i capisaldi della nostra democrazia. Io vi ricordo sempre il sito, che è www.comitatiritornoalfuturo.it. se siete interessati potete trovare tutte le istruzioni per aprire un vostro comitato e per darci una mano per fare proprio resistenza rispetto all'attacco alle regole del gioco che questa maggioranza giallo-verde, sovranista, di estrema destra, chiamatela come volete, sta facendo. Io mi fermo qui, vi terrò aggiornati naturalmente nei prossimi giorni sul seguito. Non vi faccio ancora gli auguri, perché spero di farveli più, diciamo, prossimi alla data della vigilia o del Natale, e mentre sono le 14:21 appunto mi fermerei. Poi ovviamente 27:28 sarò in aula, ma cercherò comunque anche di darvi qualche informazione ulteriore su come stanno andando i lavori parlamentari. In ogni caso, fermiamoci qui per non andare troppo lunghi. Vi ricordo ancora di condividere questo video, che tra pochissimo sarà sul canale YouTube, sul blog inascalfarotto.it e naturalmente su questa pagina Facebook, e vi auguro naturalmente una ottima serata. Ciao!